Coppa Campioni è indubbiamente un elemento di punta nella massima competizione europea per club. Arriva al fondo di un lungo cammino che è partito nel mese di ottobre e quindi arrivano delle squadre. Sinceramente avevamo la speranza che arriva sulle squadre italiane, concretamente avremo una finale tutta turca per quello che riguarda il femminile, una finale tutta polacca per quello che riguarda il maschile. Però indubbiamente Torino risponde sempre presente come organizzazione, come appassionati, come disponibilità della città e delle istituzioni a collaborare nell'organizzazione di questi grandi eventi. Quindi per noi è un onore ritornare dopo le finali del campionato del mondo del 2018, abbiamo nuovamente un campionato, insomma la finale di Coppa Campioni e un preambolo, perché poi anche nel mese di agosto avremo comunque delle partite del giro di qualificazione dei campionati europei femminili, quindi ci sarà la nazionale italiana femminile presente nel mese di agosto. Noi godiamo già di una grande base di praticanti, soprattutto a livello femminile, è indubbio che vedere grandi campionesse, grandi campioni non può che far sì che le future generazioni, i ragazzi giovani e le ragazze giovani si appassionino ancora di più al nostro sport.